La domanda che Marco si è posto è: vi aspettate in effetti che durante la fase 1 della pandemia, magari anche durante la fase 2, ma non è stato misurato, mentre sto aspettando l'arrivo di Andrea, oggi vado a chiedere al coniglio cosa ne pensa della scelta tra Vaporfly ed Alphafly, che sono le due scarpe che ho utilizzato molto recentemente nelle varie maratone del 2019 e del 2020. Vediamo cosa dice Bonnie e poi dopo decidiamo. Bonnie, non scappare. A quanto sembra, più che essere interessata alle scarpe, sembra interessata alla sua bellissima erba. Ad ogni modo, secondo me le Vaporfly restano le migliori scarpe per correre una maratona. Poi però nelle prossime settimane cercheremo di testare le Adios Pro, se riesco a prenderle. Oggi però non parleremo di maratona e di scarpe, ma prima faccio un unboxing con mia nipote Giulia e poi vi racconto perché in questo periodo le persone sono riuscite a migliorarsi in termini di prestazioni grazie alla misurazione della variabilità del battito cardiaco. Vai. Vado? Allora, già l'apri tutto. Ormai apri tu tutti i pacchi? Sì, dai. A me non arrivano mai. Questa cosa... Ce ne sono tanti dentro. A cosa serve? Boh. Massaggio, no? Ah sì? Sughero per massaggio. Wow. Da sì via. Puoi farci anche i lavoretti. Lo trasformo in un pupazzo di miele questo. Doppio uso. E guarda che ce ne vuole per capire che cos'è. All'inizio pensavo fosse per la Silvia. Foam rolling per fare il massaggio con il corpo. Esatto. Ma anche tipo sotto il piede. Sì. Al posto delle palline da tennis. Questo qua all'inizio pensavo fosse il tipo un tappo di bottiglia gigante. Anch'io. Mentre stavo leggendo quale variazioni, alterazioni fisiche si potessero avere alla conclusione di una maratona, analizzando il caso del primo novantenne che finì la maratona tra l'altro in 6 ore, 48 minuti e 55 secondi, io ne ho conclusa una in molto meno. Articolo super interessante non solo e non tanto per le indicazioni sulla preparazione del novantenne, ma soprattutto per il decremento di performance e per la descrizione degli strumenti utilizzati per misurare la riduzione fisica post maratona. Avrei davvero voluto avere questi strumenti, purtroppo in questo caso mi devo limitare, ottimo strumento, al test Polar, anche se è davvero un ottimo strumento. Apro una parentesi per dire che il tempo della maratona dall'M30 all'M65 ogni 5 anni aumenta di circa il 5%, non farete davvero difficoltà a ricordarvelo, ma poi dal 65 all'80 l'incremento sarà del circa il 10% per categoria, ma, e non credo che nessuno ne dubiti, la cosiddetta senescenza si evidenzia ancora di più all'M85, per il quale il miglior tempo è del 120% superiore all'M30. Ma oggi non vi voglio parlare di questa cosa, ma in effetti di uno studio che il mio amico Marco Altini, uno scienziato italiano che è stato anche qui sul canale, ha voluto fare una volta finita, tra virgolette, la fase 1 della pandemia. Marco ha realizzato qualche giorno fa su Medium, che è una sorta di Twitter del giornalismo, e tra l'altro Marco aveva, come ho già detto, fatto un video su come e perché utilizzare la variabilità del battito cardiaco. Fondamentalmente è importante misurare la frequenza del battito cardiaco perché è l'unico modo non invasivo per misurare come il nostro corpo sta rispondendo e si sta adattando all'allenamento, così come ad altre forme di stress. Ovvero nel contesto della corsa o dello sport, ci può aiutare a capire come abbiamo recuperato da sessioni intense precedenti
come stiamo rispondendo ad un blocco, diciamo, di allenamenti più intenso durante un dato periodo. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio sicuramente di guardarlo. Era uno dei primi video del canale, comunque davvero video ben fatto. Marco, spero che possa ritornare qua e se avete delle domande, linkatecele qua sotto. Nei prossimi giorni cercherò di convincerlo ad essere ancora presente qui con noi. La domanda che Marco si è posto è: vi aspettate in effetti che durante la fase 1 della pandemia, magari anche durante la fase 2, ma non è stato misurato, sia aumentato o diminuito durante il lockdown il vostro battito cardiaco? Pensateci 2 secondi, vi allego la risposta di oltre 1.000 persone su Twitter: il 67% ha chiaramente suggerito che molto probabilmente il battito a riposo è aumentato. Come al solito, però, realtà e intuizione non vanno sempre d'accordo e di fatto l'unico modo di capirlo è, come già sappiamo, analizzare i dati. Il database di HRV for Training, che include oltre 5.500 atleti dall'Australia agli Stati Uniti, ma senza dimenticare i 5 paesi più importanti d'Europa, Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra, ebbene, questo database ci dà delle indicazioni davvero precise, sapendo però, una piccola postilla, che queste persone sono atlete interessate ai dati e disponibili a misurare la variabilità del battito. Probabilmente sono degli atleti come voi e tra l'altro, se vi interessano queste tipologie di video, vi consiglio di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare le notifiche. Prima di capire cosa in effetti è successo durante la pandemia, vediamo un grafico che paragona il 2019 e il 2020 a parità di intervallo temporale. Troverete che di fatto tra marzo e giugno la frequenza a riposo è diminuita di un battito e mezzo sui famosi 5.000 atleti. E la domanda è: ma perché succede tutto ciò? Marco in effetti ha fatto 2 ipotesi, uno che ci si allena di meno, vedremo che poi non è vero, due che gli allenamenti sono fatti ad un'intensità inferiore, un po' difficile comunque pensare che sia l'allenamento che ha ridotto la frequenza cardiaca. E se non è l'allenamento, che cosa potrebbe essere? Beh, di fatto sono due le cose fondamentali: da un lato i viaggi, dall'altro la possibilità di riposarsi al meglio. I viaggi in effetti sono diminuiti significativamente, come si vede dal grafico. La cosa sorprendente è che dopo il mese di giugno sono comunque ripresi e, come sicuramente sapete, viaggiare crea stress al vostro corpo. Io l'ho analizzato in maniera dettagliata sulla mia persona, vi allego un altro grafico che racconta che l'HRV è aumentato significativamente quando sono stato a casa rispetto a invece quando ho viaggiato per lavoro. Al tempo stesso, la durata media del sonno, anche qui, è aumentata di oltre il 5%, facilitando di conseguenza il recupero, il riposo e al tempo stesso migliorando in effetti la performance e il battito a riposo proprio grazie alla possibilità di dormire di più. E voi vi chiederete: per quanto riguarda il training, beh, in questo caso sappiate, come ho già detto, che sono delle persone super motivate che non prendono nessuna scusa e di conseguenza, anche in queste condizioni di pandemia, hanno continuato ad allenarsi. In questo caso, training e intensità del training si sono prima ridotte, sappiamo che c'è stato un periodo di paura di lockdown, ma solo a marzo, poi aumentate da aprile in poi. Stessa cosa per la sensazione di fatica, invece è sorprendente il fatto che lo stress prima è aumentato, beh, questo lo sappiamo per l'incertezza, e poi invece è diminuito anche perché le persone si sono riposate al meglio. Dovete sapere, questo è un mio cavallo di battaglia, che il corpo è super prevedibile e che quindi è possibile stabilire, utilizzando i dati corretti, come sarà la vostra performance e quali parametri dovreste monitorare per stabilire se allenarvi al meglio. Proprio perché le ore di sonno sono aumentate, proprio perché lo stress è diminuito, la possibilità di allenarsi al meglio è stata superiore e di conseguenza anche le performance finali, togliamo le scarpe, sono migliorate. E invece per quanto riguarda la variabilità del battito cardiaco, ripeto, guardate qua sopra il video che vi spiega che cos'è esattamente, sappiate che è prima diminuita con l'insorgere della pandemia, poi aumentata proprio per le stesse ragioni citate prima. E voi misurate la variabilità del battito cardiaco e se sì, con quale strumento? Usate Polar, usate Garmin oppure usate il telefono? Io lo faccio con diversi strumenti perché comunque mi piace variare, ma di sicuro utilizzo almeno l'app HRV for Training che mi consente di avere non soltanto l'informazione acuta, ma
ma anche cronica, e di avere una storia della mia variabilità del battito cardiaco, e mi permette poi di scegliere il modo migliore di allenarmi tenendo conto del mio carico dell'allenamento e della mia variabilità del battito su un periodo di 7 settimane, e che quindi sicuramente permette di capire come sarà la mia performance futura. Non vi voglio tediare ulteriormente, nel mio caso in questo momento sto aspettando Andrea, con il quale spero di fare un piccolo video che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Se potete, non dimenticatevi il servizio Buy Me a Coffee, utilizzeremo i soldi del coffee per comprare l'ultima scarpa che ci avete suggerito e della quale faremo nei prossimi giorni una recensione. Fatemi sapere se vorreste un video sulle 5 scarpe più performanti in maratona. Nel frattempo, stay strong e cercate di correre se potete. Ci vediamo alla prossima, vado a dar da mangiare al mio bellissimo coniglio, che purtroppo in questo studio non può venire, mi dispiace. Nei prossimi giorni comunque riprenderemo a recensire dall'esterno.